Amiche collegate in diretta o poi a suo tempo collegate in differita in video o in ascolto, podcast Ave Maria. Anzitutto ben ritrovati o benvenuti. Nuova puntata del Ciclo di Catechesi: La Madonna negli scritti di Maria Valtorta. Questa è la puntata numero 52 ed inizierà questa sera una sezione molto, molto bella. E tra l'altro a me molto molto cara perché Maria, prototipo della Chiesa, che è appunto il titolo di questa, di questa sezione, è un titolo a me particolarmente caro perché è anche il titolo dell'ultimo capitolo della mia tesi dottorale. Ormai sì. stiamo un po' nella, nella preistoria, sono passati <ride> quasi vent'anni dalla discussione di questa, di questa tesi, però siccome era una tesi sulla... Procedimento tipologico, quindi a partire dalla Sagra Scrittura e la sua applicazione alla Chiesa, eh, si vedeva proprio come il termine adatto da usare per la Madonna, è proprio quello di prototipo: perché prototipo significa il modello perfettissimo. Quindi, mh, cioè, ciò che la Chiesa deve essere, e ciò che la Chiesa già è, la Madonna. Lo è già stata e lo è in maniera assolutamente perfettissima e insuperabile, insuperata, insuperabile <ride> e chi più ne ha più ne metta. Cioè il rapporto tra il prototipo e il tipo è il contrario di quello che si ha nella tipologia biblica, nella per esempio tra il tipo vetro e l'antitipo, cioè eh, Isacco era tipo... E <ride> Di Cristo, quindi la figura di Cristo, ma Cristo è più di Isacco, cioè perché in Isacco si vedeva adombrata nel suo salire sul Monte Moria carico del legno, no? Ecco una vaga prefigurazione di quello che sarebbe a, 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 come dire, successo con Gesù. L'altra differenza è che per capire bene il tipo devi conoscere quello che viene dopo, perché se no non puoi decodificare quello che è venuto prima. In quest'altra relazione invece accade il contrario, cioè basta vedere Maria, se anche uno non avesse visto la Chiesa, guarda Maria e vede tutto quello che la Chiesa è di bello ed è chiamata ad essere, ecco. Come dice San Paolo, una santa immacolata, senza macchie, senza ruga, e come tale deve comparire dinanzi al Signore, quindi certamente la Madonna è anche un membro del tutto singolare della Chiesa, no? come lo definisce membro sovreminente del tutto singolare, così la definisce eh, la Lumen Gentium appunto nell'ottavo capitolo dedicato a Maria Santissima però ne è anche il prototipo come scrive il Roschini qui nell'introduzione di questa sezione che adesso cominciamo a andare a scandagliare vedendo gli scritti di Maria Valtorta al riguardo e la Madonna è il modello più completo della Chiesa, l'ideale verso il quale la Chiesa tende di continuo affinché ogni suo membro possa raggiungere quella perfezione che questo suo membro, da tutto singolare, ha già raggiunto. Tutti dobbiamo guardare a Maria e cercare in Maria il modello di perfezione. Ecco, se facciamo un riferimento, come dire molto contingente e molto prossimo al momento in cui cade questa nostra fraterna conversazione e questa sera ho postato su twitter un pensiero che è molto mariano attenzione io penso che oggi più che mai specialmente per noi che siamo membri della chiesa figli della Chiesa, innamorati della Chiesa, amanti della Chiesa, non distruttori o giudici della Chiesa, guardare a Maria sia proprio una via privilegiata. Il tweet di questa sera diceva, finché saremo agnelli vinceremo, anche se saremo circondati da lupi, ma se diventeremo lupi perderemo, perché privi dell'aiuto del pastore con la P maiuscola. Questa frase è di San Giovanni Crisostomo, grande San Giovanni Crisostomo. I cristiani non devono mai cedere alla tentazione di diventare lupi tra i lupi. Gesù ci ha detto io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi, non con la forza né con la violenza, ma solo con l'amore si vince. Attenzione, non soltanto la forza e la violenza fisica, ma anche la forza e la violenza verbale. Quando noi ci muoviamo, attenzione che metto le mani avanti, perché dire che la Madonna è il prototipo della Chiesa significa dire tutte queste cose. Eh? Noi non possiamo, non dobbiamo e non vogliamo agire in nessun modo e a nessun titolo in maniera differente da come nelle stesse nostre situazioni agirebbe la Madonna. Per essere ancora più chiaro, dato che abbiamo nominato Twitter, Twitter purtroppo è il luogo dove si vede il luogo di tutto e di più. Io come sempre non ho tanta paura di, di starci dentro perché, perché eh, non mi interessa, cioè, eh, facciano gli altri quello che vogliono, io cerco, provo, non lo so se, se ci riesco, insomma, il mio intento è di anche attraverso questo mezzo di comunicazione molto molto immediato, no? che ti fa trasmettere un pensiero, però di seminare il bene, seminare positivo, seminare propositivo, d'accordo? Non distruggere, ma costruire. E se ne vedono di tutte e di più, di reazioni, anche di, di cioè di. <ride> cioè, eh, nonostante che io abbia proprio bloccato in via preventiva tutta una serie di, di parole, non si riesce a fermare perché a volte anche senza utilizzare un linguaggio, non consono, e io penso, no, non ho tempo e non ho modo di andare poi a moderare tutte quante quelle cose e spesso e volentieri li lascio stare lì. Grazie a Dio, su Twitter non si vedono le becce certo quando, quando si è proprio oltre. Eh, ci sono anche alcune persone che mi aiutano, dobbiamo intervenire perché andare proprio oltre e oltre e oltre non si può, no? Però veramente diventa, diventa complicato perché su questa piattaforma è difficile, perché è proprio fatta per le discussioni, insomma, a differenza del, di Facebook dove sta andando la, la diretta, no? che è un po' più pacato generalmente, almeno pare che <ride> i miei amici abbiano capito, insomma, lo stile che intendo dare al profilo e quindi e alla pagina si, si, si attengono un po', no? Io dico, quando leggo che tante cose, capisco anche che anche dietro esplosioni violente, rabbiose, a volte veramente completamente in, inaccettabili, insomma, lo, li, 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 li scrivono su di me, li scrivono su un post a sfondo religioso, è vero che ogni tanto interviene qualche persona che si capisce che è lontana, ma molti Dovrebbero essere credenti di quelli che scrivono tante cose. E io mi chiedo, da sacerdote, no, da pastore, dico, questi pensano di essere credenti, cioè sono, si dicono credenti, sono battezzati, magari vanno a messa, se vanno pure alla comunione con queste cose che, sulla, che scrivono, non si rendono conto. Basterebbe che uno si chiedesse, ma la Madonna... Direbbe queste cose? Userebbe questi toni? Offenderebbe queste persone? Punto interrogativo. Ecco, con questo è chiuso. questo è, è la sindrome del parroco, no? Perché purtroppo bisogna, bisogna avere pazienza. Insomma, chi tiene questa, questa, questa catechesi è un parroco quindi eh, c'ha queste cose. Andiamo a vedere un po', cioè, anche vedere. Maria no? come la stiamo vedendo qui, cioè allora è chiaro che io faccio queste conversazioni. Maria Voltorto, è una mistica italiana di cui ancora non parte la fase diocesana del processo di beatificazione, anche se ho già detto in una circostanza che sembra che ci sia un movimento tale eh, da cercare almeno di far partire la fase diocesana. Io spero anche se sono sicurissimo, <ride> che non sarà affatto facile ecco, portare una donna di questo genere agli onori degli altari semplicemente perché il diavolo farà il diavolo a quattro e purtroppo il nostro signore glielo consente in parte al diavolo di fare il diavolo a quattro quindi vedremo come va a finire questa storia quindi uno potrebbe tranquillamente pensare dice ma questa è una mistica italiana quindi è una mistica semplice quindi con una storia travagliata con una sorte anche degli scritti è come dire tumultuosa d'accordo con tante persone che ne chiacchierano eccetera eccetera quindi che me ne importa padronissimo di, di, di farlo evidentemente no? quindi questa diciamo che è una conversazione cioè io non, non mi trovo adesso sul pulpito del mio ambone no quindi in veste come dire eh, ufficiale istituzionale perché quando uno sta sul non può far riferimento diretto per esempio ad una rivelazione privata di un semplice mistico, no? O se no, con, con molta, molta circospezione. Questa è una conversazione, diciamo così, di altro stampo, insomma, no? È una diretta sui social, che poi certamente rimane, con tutte quante le premesse fatte a suo tempo. però io personalmente, a quello che all'immagine della Madonna che emerge da questi scritti, adesso comunque li si voglia definire, e da dovunque provengono. A me sembra oltremodo, verosimile, oltremodo vicino al vero. Cioè, se c'è un modo meraviglioso, facciamo così: di immaginarsi la Madonna, penso che qualcuno me ne presenti uno migliore di questo e mi, e mi ravvedo. Cioè, qui appare proprio la Divina Maria, cioè una donna veramente Divinamente umana, ma veramente umana però, eh? quindi. Ma <ride> umanamente divina, c'è questo, c'è questo, c'è questo, questo gioco, no? Allora, un amico, un devoto della Madonna, ma anche, attenzione, un membro della Chiesa. cioè La Madonna è, è madre della Chiesa, ma che sia madre della Chiesa. Abbiamo anche una festa istituita. E anche di recente dal, dal pontefice in carica, quindi non è argomento di discussione. Che sia immagine, tipo e modello della Chiesa non è neanche questo un modello di discussione, perché sta scritto nella Lumen Gentium. Il definirla prototipo è una qualificazione della particolare, eh, del particolare rapporto tipologico che la, che la Madonna ha con la Chiesa, ma che sia tipo e modello della Chiesa, sta scritto nella Lumen Gentium, nell'ottavo capitolo. Se non ricordo male, è il, dovrebbe essere il numero 62. Adesso non ci mettiamo la mano sul fuoco perché non c'è il testo davanti. No, però. Eh, quindi. Allora. Specchiandomi in queste cose. Se io amo la Madonna, ma anche se io credo. Attenzione alla dottrina della Chiesa su Maria. Cioè, se lei è il mio modello e lei è il mio tipo, io non posso nel mio agire, nel mio operare, nel mio intervenire, nel mio interloquire, distanziarmi da questo modello. Sapete come diceva Gesù, no? Eh, chi può capire, capisca, si guardi un pochino intorno, e faccia un po' di mente locale, <ride> e <ride> rifletta se la Madonna... Come dire, nel suo agire, operare si abbandonerebbe a modi, a stili, a forme, espressioni, posizioni come molte che si vedono in giro, anche da parte di persone che si capisce che sono di per sé buone, nel senso eh, anche santamente preoccupate di tante cose ecco ma la preoccupazione deve essere interiorizzata e vissuta santamente non disordinatamente abbiamo visto la madonna sapeva benissimo qual era la sorte del figlio ma la madonna non campava tutto il giorno angosciata a pensare a come dovesse fare per risparmiare questa cosa al figlio, perché? Perché quella era la volontà di Dio. La passione e la morte del figlio, noi lo sappiamo, d'accordo? Cioè, Lì tanti misteri si condensano, no? Cioè, quella è una cosa che il figlio doveva passare, ma si sarebbero fatti una montagna di peccati orribili perché per uccidere il figlio di Dio peccati che il nostro Signore di per sé non vuole ma che avrebbe tutto quanto permesso perché era tutto scritto, era tutto quanto disposto perché la redenzione si doveva compiere cioè questo è il grande mistero di come Dio opera nella storia, nella storia i suoi disegni si compiono eh. non, possono essere, non possono fallire quelli che lui ha decretato e quindi in questi la Madonna riposava cioè, anche quando stiamo dinanzi a situazioni drammatiche, gravi, c'è anche la perdurante ancora in corso pandemia, noi non possiamo, lo sto dicendo da mesi, mi sto sgolando, anche se in termini molto pacati, non possiamo reagire come persone che non hanno la luce del discernimento, che non hanno la speranza, che non hanno la fede. Non si può. Non è volontà di Dio. La Madonna non farebbe così, di questo ne sono sicuro. E sono pronto ad ascoltare qualcuno che, che, che mi convinca del contrario. Allora, Maria Santissima è prototipo, sia modello della Chiesa in tutto, particolarmente nella santità, nell'esercizio delle virtù, che è la cosa più importante della vita cristiana ella fu inferiore, qui è virgolettata perché è una citazione dell'evangelo, in santità solo a Dio. Solo Dio è più santo di Maria. E la più santa di ogni creatura dopo il Cristo. Evidentemente, insomma, è Dio fatto carne, no? Ecco. Così dice Gesù, sentite, eh? Quaderni del 43 28 novembre. Essendo Maria la più santa di quante creature abbia avuto la terra, emanava la santità, non più come vaso chiuso da cui filtrano molecole di profumo, ma come astro acceso, sprigionante eteri e raggi di soprannaturale potenza. Sulla scia del dell'ampio discorso introduttorio. Ma non pensiamo che farebbe tanto bene a Chiesa e mondo vedere un po' di santi veri in giro, veri, no, santi taroccati o apparentemente tali, vedere delle piccole Marie circolanti in giro. La santità, manco quella della Madonna poteva restare nascosta. Gesù dice: Non può restare nascosta una città collocata su un monte, non, è, non può. Non è che non vuole, vorrebbe, ma non è possibile. D'accordo, presto o tardi non si può perché fuori esce, dice: non astro acceso sprigionante eteri e raggi di soprannaturale potenza. Solo la presenza di una persona di questo genere nel suo ambiente, nel contesto, solo la presenza, pure se non parla. Già spande luce, diffonde luce, quieta gli animi e, come dire, strozza il diavolo. Lo strozza, d'accordo? Lo sbatte nell'inferno, gli manda per storto la giornata. Prosegue Gesù, stavolta citazione dall'Evangelo: La vita nuova incomincia per l'umanità e per i singoli uomini. Da Maria, sentite adesso cosa dice, nelle sue virtù e nel suo modo di vivere è la vostra scuola di tutti, di tutti. Quindi ogni nostra azione deve essere vagliata con questo filtro. Corrisponde a qualche virtù di Maria? Io domani mattina su Facebook anticipo, spero che sia visto insomma, perché i video tutoriali sono visti un po' pochi, ma sono quelli che sto curando in questi giorni e che sono maggiormente utili perché la mia presenza anche sui social, perdonatemi insomma la confessione, non è per mettere una foto, quando c'è stata una foto che ne so di me che sto davanti alla chiesa, 1200 like. A me di quella non me ne importa niente, d'accordo? Cioè, uno lo fa perché capisce che il contesto lo richiede ogni tanto. Non mi piacerebbero molto di più 10.000 like su un'omelia, d'accordo? Ma non per l'omelia che ho fatto io, perché io capirei che è importante quello che trasmetto. Quindi che sia visto un video dove domani presento 20 ebook, d'accordo? Tra cui uno che si chiama Le Virtù di Maria, uno dei, dei, dei primi storici, un librettino piccolo, piccolo, ma so che a quei pochi che l'hanno letto gli, hanno, gli, ha, gli ha fatto bene, tanto perché sono le dieci virtù principali della, della Madonna, quelle nominate da San Luigi Conforto nel Trattato della Vera Devozione, su cui si medita un po', ma magari. Magari, cioè quello, sono un, libercolo, un libercoletto di quel genere, senza nessuna pretesa, insomma, no? molto semplice, scritto in un linguaggio che penso che lo capisca veramente una persona di, di qualunque grado culturale. Io cerco sempre di non esagerare mai e in nessun modo perché non ha senso fare inutile sfoggio di, di cultura o di eloquenza, cioè un prete esiste per, per essere capito da, da tutti. ecco a me il più grosso complimento che, che mi fanno, di cui sono contentissimo, quando le persone molto molto semplici, illetterate, vengono a dirmi grazie perché mi ha fatto capire alcune cose. Ecco, io non sono ben felice, non mi interessa nulla insomma, di, di altro, no? Quindi, nelle sue virtù, vattene a vedeste, virtù di Maria, quali sono? L'umiltà profonda, la fede viva, l'ubbidienza cieca, la pazienza eroica la dolcezza angelica io lo so a memoria la mortificazione universale la sapienza divina la preghiera continua siamo bravi in queste virtù la dolcezza angelica la carità infinita la Madonna era tutta amore nel suo modo di vivere la vostra scuola Ripeto nel suo modo di vivere la vostra scuola, nel suo modo di vivere la vostra scuola. E nel suo dolore continua la citazione che ebbe tutti i volti, anche quello del perdono all'uccisore del suo figlio è la salvezza vostra. Io vorrei chiedere, chi è, chi è la mamma che sarebbe capace di perdonare l'uccisore brutale di un figlio o di una figlia? Cioè uno che gli ha fatto male, cioè che non soltanto l'ha ucciso, ma l'ha fatto morire nel modo in cui è morto il nostro Signore Gesù Cristo. Ma chi è che sarebbe capace di fare una cosa del genere? E la Madonna aveva amore per Giuda? Per Giuda, distruttore di Cristo e primo grande distruttore della Chiesa, la Madonna lo amava. Capito? Chi lo ama uno come Giuda? La Madonna sì, Gesù sì. Certo, quell'amore è, è stato inutile. Loro amano lo stesso, non fa niente che è inutile. Tanto se lo odi, perfido era e perfido rimane. L'unica speranza di salvezza è Giuda, ce l'ha avuta la chance di salvezza, non l'ha sfruttata. Ma l'unica gli è offerta dall'amore, dall non da altro. Solo con l'amore si vince: quella è la grande arma di Maria. Maria c'ha i suoi eserciti, urca ce l'ha. Maria c'ha il nemico, Urca se ce l'ha, dice San Luigi che c'è un solo odio stabilito nel cielo, tra la Madonna e Satana. Ma com'è l'odio di Maria nei confronti di Satana e degli amici di Satana? Vediamo. Ah. Che fa la Madonna? Lo prende, lo prende a pugni al diavolo, che ne so, gli, gli, gli smitraglia sopra con, con, con un mitra, che cosa? gli grida dietro, che cosa fa? Come lo vince? Come lo ha vinto? Come lo vinciamo noi il diavolo? Perché anche noi siamo in lotta col diavolo, eh? non è soltanto in lotta... Tutti siamo in lotta col diavolo, tutti quanti. Come lo vinciamo? Come si vincono le battaglie di Dio? Come? Non rispondo, eh, quindi sono spunti di riflessione. Altra espressione, dai quadernetti, Maria... Ha vissuto sulla terra con l'anima sempre spaziante nel cielo, questa dovrebbe essere la nostra vita. Attenzione, vivere con l'anima sulla terra sempre spaziante nel cielo non vuol dire che uno vive come un disadattato sociale, Attenzione, eh. come uno che sta tutto il giorno in chiesa e poi il marito, se muore di fame, si è sposato, d'accordo? Oppure i parrocchiani, <ride> come dire, se la nasera la che tanto io devo stare in chiesa. Non è questo, non è questo il senso corretto. L'anima sempre spaziante nel cielo perché viveva immersa, fusa con la divina volontà, come ben sappiamo. Insomma, chi conosce Maria, e quindi stava sempre connessa. E quindi non c'era nulla di quello che faceva, che non era perfettissimo e assolutamente sottoscritto dalla a alla Z in tutto e per tutto da Nostro Signore. fate che noi cominciamo a fare danni appena usciamo. Minimamente dalla santa volontà del Signore. Subito alla minima cosa, eh? danni piccoli. Quanto maggiore è il distanziamento, termine oggi tristemente famoso, tra noi la volontà di Dio e tanto peggiori sono i guai. Maria è modello della Chiesa in tutto, ma in modo particolare dell'amore verso Dio e verso il prossimo. Sintesi di tutta la perfezione cristiana. E quindi, primo paragrafo, Maria Santissima, prototipo della Chiesa, anzitutto nell'amore verso Dio. E qui faccio di nuovo un'altra premessa, d'accordo? È vero che Dio adesso è tanto offeso nel mondo? Sembrerebbe di sì è vero che nella chiesa stessa purtroppo da parte di più di qualcuno dei suoi figli nostro signore qualche cosa insomma di cui addolorarsi ce l'avrebbe sembra proprio di sì abbiamo mai pensato noi che dinanzi a questo la prima cosa da fare non è Subito cercare la soluzione, risolvere il problema. La quale soluzione e il quale problema non è 99 volte su 100 alla nostra portata, ma quello che è sempre alla nostra portata è amare Dio anche per chi non lo ama ed è soprattutto riparare davanti a Dio tutte le offese che gli fanno io ogni tanto in chiesa i miei fedeli faccio scherzando un po' gli dico alzi la mano chi lo fa alzate la mano lo fate chi ascolti ci pensi è una cosa simile no quando dal santo curato d'arza andavano a lamentarsi non lo fate con me eh, mi raccomando eh, ogni tanto qualcuno mi fa qualche telefonata io lo sto andavano a lamentarsi dei propri parroci, dei, eh, dei propri sacerdoti, al ah, mio parroco qua, ah il mio parroco lì. C'erano ragione, eh? non dicevano delle cose false, non erano calunnie, dicevano delle cose vere. E prospettavano delle mancanze reali, gravi a volte. Ma sapete il santo curato d'Ars che cosa rispondeva? Il tuo parroco ha fatto così? Mm. Che faccio, amici miei? Vado sul leggero o vado sul pesante? Perché quando gli andava bene dice: Hai pregato per lui? Quanto hai pregato? Quanti rosari hai detto per il tuo parroco? Solo per lui! L'hai detto in ginocchio? Ti sei alzato la notte a pregare per lui? Per la sua conversione? L'hai fatto? No. Hai digiunato per lui? Addirittura digiunato per il parroco! Hai digiunato per lui? Scusa, ma come si convertono i peccatori? Che ha detto la Madonna da 200 anni a sta parte? O, o facciamo i Mariani? Non ha detto sempre, ma, prima della Madonna, ma che ha detto Gesù nel Vangelo? I diavoli si scacciano con la preghiera e col digiuno, lo dice lui. Se quel parroco non fa bene il suo lavoro, probabilmente sta sotto presa satanica. Certamente sarà pure colpevole, l'avrà fatto entrare nel cuore, ma non è che ci vuole una scienza infusa, d'accordo? sotto. E come lo liberi dalla via satanica? Se tu gli vai a fare una bella predica e gli dici brutto disgraziato, che ti vergogni come c'era la prima messa? Tu pensi che questo farà bene al parroco? Oppure vai a fargli un cappotto in giro per tutta quanta la parrocchia? Non c'è una più da messa da quello, eh? Qua oh, per carità dice che c'è la messa in un quarto d'ora, non ci crede nemmeno, via. Va bene così? Si fa così? Adesso io non lo sto dicendo che fa bene quello, prima celebrare la messa in quarto d'ora, eh, attenzione, si capisca. Quel Santo Croce ha digiunato? No. Poi quando esagerava... Quando esagerava, perché ogni tanto è sacraturado tazza, capite? C'era eh, pure il contrario, c'era, no? Andava a qualche prete a lamentarsi dei parrocchiani. Ah, i parrocchiani non vengono mai a messa. Eh, sono, degli, dei, sono dei disgraziati. D'accordo. Eh, stesso discorso. Pregato digiunato al prete aggiungeva anche qualche altra cosa. Eh, dice: Quante discipline? Sapete cos'era la disciplina? Andate a leggere il le libri dei, 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 dei santi. Quante discipline hai fatto per i tuoi parrocchiani? E eh, la disciplina, dice, ma che siamo matti? Allora io non ti voglio sentire, ma diceva così, diceva: eh. andate a leggere la le biografia, ah. capiamo? Perché non è che i parrocchiani ti vengono in chiesa se tu li vai a prendere per il collo e gli dici: di peccato mortale, che non viene a la domenica, ma te vergogni per niente. Ma manca a Natale, ma manca a Pasqua, ma vergogna te no, mamma mia, manca a Natale e a Pasqua. E che pensi che così quello torna a chiesa, Cosa te bestemmia là dietro, d'accordo? E se c'aveva mezza voglia di rientrare, non c'entra più, non c'entra se fai così, capito? Cioè certi stili diciamoci la verità noi l'abbiamo avuti cioè come preti come fedeli come vescovi come chi vi pare e certi stili si hanno ancora anche come dire nella convinzione come dire, di stare dalla parte del giusto e quindi dover intervenire a togliere qualcosa che sia sbagliato ma come si interviene questo è il problema non è che non ci siano le cose sbagliate, ci sono. Ma come intervengo? Come interverrebbe la Madonna? La Madonna come interviene? Cosa fa la Madonna? Ma cosa fa Gesù con il peccatore? Cosa fa? Ve lo dico io cosa fanno. Li ama. Loro amano il peccatore. Perché solo così c'è qualche speranza che forse si converte. Forse non è detto, ma fuori di così non si converte sicuro. Allora, Maria Santissima, prototipo della Chiesa nell'amore verso Dio. La vita di Maria appare tutta un atto di perenne adorazione a Dio. Scrive Maria Valtorta perché lei, beata lei, ci ha avuto la grazia di vederle certe cose. Voi vi immaginate poter vedere la Madonna in preghiera? Pensiamo anche a come preghiamo noi, no? Ma che sarà stata la, la Madonna in preghiera? Tanto in paradiso queste cose, qui è tutto quanto registrato, eh, quindi non <ride> le vedremo un giorno, speriamo. Sentite cosa dice Maria Valtorta? Queste sono sue considerazioni nell'Evangelo, eh. Io non ho mai visto cosa più grande, più assoluta, di queste adorazioni di Maria al Verbo di Dio, che le è figlio ma che ella sempre ricorda che lei è Dio. Nessuna delle creature che, guarite o convertite da Gesù, vedo adorare il loro Salvatore, neppure le più ardenti, neppure quelle inavvertitamente teatrali sotto l'impeto dell'amore, hanno un che, tra virgolette, che assomiglia a questo. Esse amano totalmente ma sempre da creature alle quali manca sempre qualcosa per essere perfette. Maria ama, oso dire, divinamente, o oh, Maria Valtorta non lo sapeva perché non gliel'ha detto a lei il segreto profondo, nostro Signore gliel'ha detto a una sua contemporanea, sempre italiana, Luisa carreta perché la Madonna faceva così. Ma lei se n'è accorta, dice Maria ama, oso dire divinamente, perché? Perché amava amava Dio nella divina volontà. Vartolta non lo sa, ma se ne accorge e dice, no, no, ma Maria Maddalena era innamorata, Maria Maddalena era, 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 guarda, è stata la prima a vedere Gesù risorto, insomma, tra, quindi quanto lo amava Gesù, ma, tanto, ma in maniera pazzesca, ma non come lei. Dice, c'è un che che, tu, che nessun altro ce l'ha. Che, che cosa sarà? Noi che conosciamo anche altre mistiche lo sappiamo, Maria Valtorta, perché il nostro Signore a uno dice una cosa e a uno dice un'altra cosa. Quindi lui fa sempre così, cioè spande le sue grazie in giro tra persone distinte e differenti. Non si, non, Dio non, non, si, non, non si ripete, cioè se una cosa l'ha detto a Tizio, non la ripete a Caio. Molte volte lo pensiamo, cioè, ma perché quel santo... Non dice le stesse cose di quell'altro santo, ma non le deve di Dio, Dio. Non fa le cose tutte quante. Cioè Su lui stanno talmente tante cose da dire che con tutti quanti i santi e dottori che ci saranno fino alla fine del mondo non bastano per dire tutte quante le cose belle che si possono dire sull'altissimo. E lui a uno gliene dice una, a un altro gliene dice un'altra, a un altro gliene dice un'altra ancora. Così funziona. Non c'è, non ci tra santi. Non c'è la concorrenza, non c'era gelosia. Ah, allora, non c'è stata gelosia, eh? Io sono, l'ho detto tante volte, non sono nessuno, ma io sono strafelice, lo dico davanti al Signore veramente. Quando vedo un mio confratello bravo, che è un grande predicatore, che è un grande esempio di santità, le parlo, lo dico, ascoltatelo, andateci. Capito? Non, non, dimenticatevi di Don Leonardo se questo va bene. Non fa niente, non è questo l'importante, cioè, capito? Cioè, noi stiamo lavorando tutti quanti per lo, stesso, per lo stesso motivo. Se tu incontri il Signore, ma che lo incontri con Don Leonardo, con Don Francesco, con Don Pierpaolo, con Don Fabio, con chi te pare, ma basta che incontri lui, <ride> capito? Che c'è importa? Allora dice, ama divinamente, ama più che creatura, o è proprio la figlia di Dio immune dalla colpa, vedete Maria Valtorta lo attribuisce all'Immacolata Concezione, il che in parte è vero, ma c'era anche qualcos'altro. Per questo può amare così. Dice, e penso a cosa ha perduto l'uomo col peccato d'origine, anche qui Maria Valtorta pensa ha perduto solo l'innocenza, non sa che col peccato d'origine l'uomo ha perso anche... Il dono d'amare è così, cioè il dono della divina volontà. Non lo sapeva. <ride> Però vedete, anche non sapendolo, come ci sono le convergenze divine. No? Penso a cosa ci ha rubato Satana col suo travolgere i progenitori. Sentite che bella questa cosa. Ci ha levato questa potenza di amare Dio come lo ha amato Maria. Bellissima questa espressione. La potenza di amare Dio come lo ha amato Maria. Ci ha levato la potenza di amare bene. Abbiamo capito? Lo, che, quando è che saremo veramente grandi? Quando è che saremo gran, veramente potenti? Quando è che faremo veramente un bene universale? Chi non ci crede a questo qui? con tutto il rispetto, può anche essere un grande uomo, può anche essere una persona degnissima e rispettabilissima, ma ancora non va nel cuore del cristianesimo. Non ci sta ancora nel cuore del cristianesimo. Oh, adesso sentite, eh? adesso cediamo la parola alla Madonna che finalmente parla a lei questa sera. Oh Maria. Così confessò candidamente la Vergine a Maria Cleofe, la cognata. Di una cosa soprattutto io ringrazio l'Altissimo, di avermi fatto, concesso di raggiungere l'amore perfetto, perfetto quanto può possedere creatura, il quale mi concede di poter medicare e fortificare il mio cuore dicendo il suo e il mio dolore sono utili ai miei fratelli e perciò sia benedetto il dolore se non amassi così il prossimo non potrei no non potrei pensare che metteranno a morte Gesù Ci rendiamo conto di quello che sta dicendo questa divina creatura? Ma che amore dunque è il tuo? le chiede Maria Cleofe. Che amore si deve avere per poter dire quelle parole per, per, per non fuggire con la propria creatura, difenderla e dire al prossimo: Il primo mio prossimo è mio figlio e lui amo sopra ogni cosa. Sentite la risposta. Chi va amato sopra ogni cosa è Dio, risponde la Madonna. E gli dice Maria di Cleofe, ma lui è Dio. E la Madonna riprende, lui fa la volontà del Padre. Lo dice Gesù nel Vangelo, certo che è Dio, ma è venuto sulla terra e si è fatto uomo per fare da uomo la volontà del Padre. Non è venuto a farsi una passeggiatina. La Maria dice: Lui fa la volontà del Padre, e Dio con Lui. Che amore è il mio? Quale amore si deve avere per poter dire quelle parole? Sentite, vedete qui cosa dice la Madonna. Chi ha letto la Piccarreta, perdonatemi se faccio queste commistioni, capisce no? Quale amore si deve avere per poter dire quelle parole? L'amore di fusione con Dio. Fondersi nella divina volontà. Adesso appare sotto la diretta Facebook consigli per gli acquisti, spot pubblicitari. <ride> ciclo di Catechesi di Don Leonardo Maria Pompei. Fondersi nella divina volontà. Ci sta, esiste realmente. Eh? Quindi vogliamo capire un po' che il segreto della Madonna? L'amore di fusione con Dio. L'unione totale, l'abbandono totale. Abbandono: ah, se uno vuole vivere nella divina volontà, cioè sai che significa abbandonarsi, tu non devi preoccuparti di niente. Ma sai che significa di niente, di niente, di nessuno. L'abbandono è abbandono come un bimbo in braccio a sua madre, dice il Salmo 130. Abbandonato la Madonna, non... pensate che la Madonna si è preoccupata del decreto di Cesare Augusto del fatto che a Betlemme non trovavano posto per albergo, ma non si è preoccupata neanche per niente. La Madonna stava completamente abbandonata: stava proprio tranquilla. Ma il Signore provvederà, ma provvederà al viaggio, ma provvederà a trovarci e se, se, e se no nascerà per strada se non provvede. E se Dio ha disposto che il figlio deve nascere per strada, nascerà per strada? Così diceva la Madonna. Eh? Io di questo non ho, nessun, non ho nessunissimo dubbio: fusione totale, unione totale, abbandono totale. Guardate un'altra espressione tecnica per chi conosce la, la divina volontà: sono sue parole. Eh? L'essere perse in Lui, perdersi in Dio, sperdersi in Dio fondersi in Dio sono tutte quante espressioni tecniche, mi si perdona il termine, del modo particolare di pregare nella divina volontà, che tende, cioè, che, cioè essere persi, si dice anche a noi, sono innamorato perso, quando uno è innamorato perso non capisce più niente, non capisce, sono innamorato perso non capisce più niente, cioè la Madonna non vedeva altro. Ci cioè, dice, tu come fai a star così? Che tuo figlio, Co come faccio? Ma quella è la volontà di Dio, quella lì. Cioè, quella è la volontà di Dio. Quella è la redenzione del mondo. Come faccio? Ma soffrirai incredibilmente come madre? Ma non fa niente. Ma ti si strapperà il cuore? Ma non fa niente. Non fa niente. C'è cioè, la volontà di Dio di mezzo. Ma vogliamo scherzare? Allora. Facciamoci avanti. Chi è capace a fare queste cose? Vediamo. Non siamo capaci, siamo tutti d'accordo, non siamo capaci, e però qui qualcuno avanti sarebbe bene che si facesse. C'è qualcuno che ci vuole arrivare a questo? questo. C'è qualcuno che ci crede che vivere così è vivere bene? O no? Che non siamo capaci, siamo d'accordo, va bene? Io sono il primo, che non ci siamo arrivati, ma quando senti dire queste cose, dici: Mamma mia, ma se ce la facessi pure io. Perché se lo vuoi fermamente, tu ci arriverai. Se lo vuoi fermamente però, eh. Fermamente. Non così. Fermamente. L'essere perso in lui. Non essere più che una parte di lui. Così, come la mano è una parte di te stessa, e fa ciò che il tuo capo ordina. Così dobbiamo diventare. Cioè, io ho questa mano, ora la, la, la mano in diretta, io adesso sto dicendo a questa mano: Ah, non è che glielo sto dicendo. Gli impulsi, cioè, glielo sto dicendo, con, e nel frattempo parlo. D'accordo? Perché l'anima intelligente può fare molte cose in contemporanea. Questa mano sta facendo così perché glielo dico io. Glielo dico io quello che sta facendo. Ok? Quando Dio potrà fare con noi quello che io sto facendo con questa mano, allora sì che ci siamo. Ma questa mano non ha il potere di smettere di fare quello che gli dico di fare. Fino a quando non glielo dico io, adesso stop. Glielo ho detto io. Non comanda lei, comando io. Non può comandare lei. Mi spiego? Come la mano è una parte di te stessa. E faccio che il tuo capo ordine. Ecco il mio amore. E quale è... L'amore che si deve avere per far sempre con buona volontà la volontà di Dio. Io vorrei chiudere stasera. Proprio. Non, non, magari ci sta un, un altro passaggio. Vabbè, leggiamo un altro, un altro passaggio, però. Non, qui possiamo chiudere tutto il ciclo di Catechesi. Cioè, in queste, cioè in queste parole della Madonna c'è tutto. Cioè, se uno se le prende, le ho lette piano piano, se le impara a memoria e non pensa altro, dalla mattina alla sera, già, fatto, già fatto, diventa santo sicuro le mette in pratica, diventa santo sicuro al 100%. Cioè sparato proprio dritto dritto, non fa manco il purgatorio, va dritto in paradiso, tranquillo, senza nessun, senza nessun dubbio. Leggo il paragrafo seguente soltanto perché è un corollario di questo, anche se qui ne sparo un altro po', grosse la Madonna, in senso buono. Eh, non volevo mettere troppa carne al fuoco perché qui quando apre bocca eh, eh, dobbiamo spegnere tutte le luci qui, assolutamente. Il fedele e costante adempimento della volontà divina, questo è un inciso del Roschini, era la causa della calma, alla calma. La calma, ma qua parlo un'altra, parlo un'altra tre ore ragazzi. La calma. La serenità inalterabile di Maria. Capito? Inalterabile. La calma, la serenità inalterabile. Ripeto, la calma, la serenità inalterabile. La mia calma, rispondeva la Vergine a Maria dal feo, dove la trovo? Nel fare la volontà di Dio. Sempre lì andiamo, sempre lì torniamo. La mia serenità, calma e serenità, da che mi viene? Dal fare questa volontà. L'ho detto anche ai miei parrocchiani, lo dico anche a voi. Stai facendo la volontà di Dio? Ah, allora, tu te ne accorgi subito. Guarda quanto sei calmo e quanto sei sereno. Non stai facendo la volontà di Dio? Guarda quanto sei agitato e quanto sei turbato. Ma questo possiamo farlo anche in viceversa, no? Tutto quello che ci toglie la serenità e la calma, che ci turba, che ci agita, noi dobbiamo sbatterlo subito all'inferno da dove viene. Non dobbiamo mai secondarlo, neanche quando appare sotto l'apparenza di di cosa sì, forse opportuna, via da noi, subito. Prosegue la Madonna, se dovessi fare la volontà di un uomo potrei essere turbata, perché un uomo, anche il più saggio, può sempre imporre volontà errate, ma quella di Dio, colui che mi ha imposto la sua volontà, sentite che espressione, ha eh? imposto la sua volontà e che io servo con amore fiducioso mi darà gli aiuti per quell'ora questo passo l'abbiamo già incontrato nelle catechesi precedenti Maria non si separò mai da Dio dice Gesù connessa sapete i nostri modem no? connessa H24 il cavo Ethernet non si è staccato mai dal suo computer sempre attaccato alla spina del server celeste sempre gli spiriti rimasero fusi in un abbraccio di amore che ebbe coronamento in cielo questa unione fu la principale forza di maria come figlia di adamo perché in essa trovava la corazza per rendere se stessa intoccabile dal morso del tentatore il diavolo può fare quello che vuole capito può fare il pazzo quanto vuole ma se, se, noi abbiamo un'unione di questo genere con il nostro Signore, può, può venire quanto vuole, non ci può fare niente, niente, niente. Molte volte si dà al diavolo la colpa, eh? perché il diavolo è l'origine di tutti i canti mali, per carità, ma se tu non lo fai entrare dentro di te, il diavolo non ti può fare niente è la nostra volontà che lo fa entrare dentro di noi e lo fa operare ci ha provato una vita a entrare, a penetrare nella fortezza di, di, di Maria ci provasse un altro po' è rimasto fuori è vita non entra lì dentro non entra ecco la Madonna questa sera ci ha insegnato tantissime cose e quindi se ci lasciamo con un pensiero Cosa vuoi fare tu per cambiare il mondo, per cambiare la tua famiglia, per cambiare il tuo ambiente di lavoro, per cambiare la Chiesa, per concorrere al trionfo del Cuore Immacolato di Maria, per rivedere la Chiesa di Cristo santamente splendida, senza scandali, senza peccati, senza pensieri che, che se ne sentono in giro tutti quanti con Che cosa possiamo fare? Bene. Cerca un'unione con Dio simile a quella che ci ha avuto la Madonna. Cioè, se hai pensato che questa è un'ottima un terapia, comincia a fare questa. Poi il resto verrà da solo. Bene. Una santa serata a tutti e ci vediamo, se Dio vuole, per la prossima puntata di questo ciclo di Catechesi. Ave Maria.